Ecco le mie solite fortune, è capitato a Sansepolcro per tornare a Roma proprio nel giorno dei 500 anni della città, vedete il manifesto? E qui la meravigliosa frase dei magnifici conservatori del 1520, essendo per grazia dell'onnipotente Dio alla nostra terra conceduto il vescovo e facta città, perché l'episcopato diventa il motivo della città, è una città perché c'è un vescovo, et cavatola da subiezione et datoci utile et onore. È stata tolta dalla soggezione ad altri luoghi e c'è stato l'utile, l'onore, e per questa buona nova, quasi la parola evangelica, s'arcolegra tutta la patria, si allegrano tutti, la patria, gli uomini e persone d'essa. E in l'altro mondo i nostri antichi se ne godono e rallegrano, e anche i nostri morti si rallegrano di questo evento. Ed ecco che allora qui abbiamo appunto l'antica abbazia benedettina, che diventa poi la cattedrale, diventa la chiesa episcopale, e subito al fianco sorge poi il palazzo del comune. Il palazzo del comune è chiaramente successivo, perché appunto non c'era la città, quindi non c'era ancora il comune, e quindi ancora la città di Sansepolcro era sottoposta agli altri. Le lapidi dei personaggi qui conservate sono lapidi che ricordano nomi famosissimi. Chiaramente il più famoso di tutti è Piero della Francesca, ma ecco, vedete che qui abbiamo il ricordo del grande monaco matematico Luca Pacioli, che fu amico anche di Leonardo da Vinci, frate che ebbe grandi meriti nel campo della scienza, e Raffaellino del Colle, discepolo di San Francesco, nato a Borgo Sansepolcro, anche se poi dopo cresciuto pittoricamente a Roma. E quindi il comune nasce dopo che viene insediato il vescovo, e allora può sorgere finalmente anche il comune nel 1520, esattamente il 17 settembre. Abbiamo detto che Sansepolcro nasce proprio perché portarono le reliquie del Santo Sepolcro da Gerusalemme a qui, e allora l'immagine in questa sala, proprio la sala più importante del governo cittadino, rappresenta il sepolcro che si apre. Cristo ne esce vittorioso, trionfante, frontale, con il vessillo. Gli alberi a sinistra sono gli alberi della morte, ma ecco che invece a destra la vegetazione è rigogliosa, la vita ha vinto. Solo se Cristo risorge la vita può vincere. E i soldati sotto sono addormentati, ma uno già ha le mani che coprono il capo a sinistra perché la luce lo abbaglia, questa luce della risurrezione. E si vede anche il simbolo di Roma, SPQR, sulla destra, a rappresentare il gruppo di soldati. Ecco, è la stanza più importante del palazzo cittadino, la stanza delle cerimonie. Qui immaginiamo Piero della Francesca con gli altri che discute della sorte della città, e proprio dinanzi a questa immagine che rappresenta la città di Sansepolcro, il Santo Sepolcro, e rappresenta la fede cristiana. La fiducia in una luce che guida anche la vita civile, la vita della società, la vita delle famiglie, la vita delle persone che lavorano, che cercano il bene e la giustizia. Proprio oggi, non lo sapevo, è il 500° anniversario della trasformazione in diocesi di Sansepolcro, perché Sansepolcro era solo un'abbazia, è nata come un'abbazia dedicata al Santo Sepolcro, perché furono portati alcune reliquie del Santo Sepolcro, da cui Sansepolcro qui, e solamente nel 520, esattamente il 17 settembre 1520, divenne diocesi e venne poi proclamata città. Qui abbiamo l'abside con il polittico, in cui chiaramente dipinta al centro la risurrezione di Cristo, e molte delle immagini, come questa di Perugino, fanno riferimento alla risurrezione. Qui è l'ascensione al cielo e poi la risurrezione di Raffaellino del Colle. È incredibile che ci sono delle città che sono città solo perché sono state prima un monastero, prima il monastero, poi la città. Questo
Questa è la storia d'Europa. 1520 l'erezione a diocesi e 1522 questa pala d'altare di Raffaellino del Colle, proprio per la cappella dei santi Egidio e Arcano, che erano ritenuti i santi fondatori della città, cioè del monastero, e che avrebbero portato le reliquie del Santo Sepolcro, che appunto danno il nome a San Sepolcro. E Raffaellino del Colle è il discepolo di Raffaello, tramite poi anche Giulio Romano, e quello a cui Raffaello nel testamento chiede di scolpire la Madonna con il bambino per il Pantheon, nello stesso testamento Raffaello chiede di acquista una palazzina perché offrono delle messe una settimana perpetue su via dei Coronari e via di Panico per avere delle messe per lui. Ed ecco, è proprio la rappresentazione della città e insieme della risurrezione. Si vede il sepolcro dietro, di cui appunto i due avevano portato le reliquie, e in maniera molto plastica Cristo ne esce, distrugge le tavole della morte e i soldati sono vinti, la storia è vinta nella sua parte mortale, cioè è trasformato tutto da questo evento. Ecco San Sepolcro, una città che dice la Pasqua, la risurrezione di Cristo. Il volto santo è un famosissimo crocifisso di San Sepolcro. Secondo la tradizione è stato eseguito per ispirazione divina da Nicodemo, quindi riporterebbe al vero Cristo, ovviamente un'opera più tardiva, ed ha questa caratteristica di essere vestito come re e sacerdote. Re perché dalla croce si regna, la croce è l'unica realtà che fa vero ostacolo al male, non è la vendetta, non è la giustizia da sola, ma serve qualcuno che prenda su di sé il male. Ed è la veste sacerdotale di Cristo che offre se stesso. Cristo è, come dice la lettera agli Ebrei, il vero e unico e sommo sacerdote. E gli occhi guardano chi guarda il crocifisso in maniera intensa, e a questo volto santo vengono attribuiti poteri di bene, di miracolo. Dalle analisi risulta un'opera che ha avuto gli inizi nell'Alto Medioevo, VII-VIII secolo, col Carbonio XIV, ma certamente poi la sua sistemazione attuale è successiva, quindi siamo poi nel Basso Medioevo, nel XIII e XIV secolo. Qui venne sepolto Piero della Francesca. Questa è la porta della cappella di San Leonardo, detto il monacato, cioè dove si seppellivano poi i monaci. Sono state trovate ossa messe insieme, diciamo, in un unico sepolcreto, quindi non sono state individuate, ma noi sappiamo dalla sua vita, come dice qui il pannello, che nel libro dei morti della Fraternità di San Bartolomeo, alla data 12 ottobre 1492, l'anno della scoperta dell'America, è riportata la seguente notazione: Maestro Piero di Benedetto dei Franceschi, pittore famoso, a D12 a Badia. Nel suo testamento redatto nel 1487, quindi prima di morire, 5 anni prima, Piero della Francesca ha fatto espressamente scrivere di voler essere sepolto nell'abbadia, l'abbazia appunto, era ancora abbazia, non era ancora il 1520, di San Sepolcro. Et voluit, et iussit seppelliri corpus sum, e volle, decise che fosse seppellito il suo corpo in ecclesia, abbazie burgi, in monacato dicte ecclesie. Gli ultimi anni era cieco, è incredibile pensare che un pittore che fa del colore, dell'immagine, la sua vita debba poi affrontare questo dolore di essere cieco. Ecco, qui venne portato, allora era diverso ovviamente l'ingresso, venne portato il corpo di Piero della Francesca, nostro maestro. Qui nel chiostro gli affreschi di San Benedetto, e si vede l'importanza data alla costruzione dei monasteri. Qui si vedono tutti gli attrezzi, perché appunto Benedetto viene visto come il costruttore, il fondatore, tramite i monasteri benedettini di San Sepolcro.
È bello che nel ciclo di affreschi si insista su questa capacità di insegnare le costruzioni. Qui si vede Benedetto che si rivolge a due monaci che stavano dormendo, eccoli sono qui sulla sinistra, e gli insegna a costruire perché appunto le abbazie devono poi dopo diffondersi e devono essere un punto di riferimento per tutto quanto il tempo, ma essere le case della comunità che vi vive. E qui si vede San Benedetto con Santa Scolastica, San Benedetto che si ferma a stare con lei quando c'è la tempesta che si vede in alto e poi la vede dopo la morte salire in cielo, mentre qui è un altro gruppo di monaci che vede invece Benedetto che viene portato in cielo. Ed ecco qui, solo un rapido passaggio e finiamo, qui si vede la regola benedettina. Regola benedettina che ha dato al lavoro dignità incredibile. C'è sempre la prima parte, ascolta figlio, la voce del maestro. Sono tutti monaci che ascoltano. In questo caso Benedetto ha un bastone in mano, segno che la farà rispettare quella regola. È particolare questa cosa. Le campane festa di San Sepolcro ci fanno vedere come sia nata la città, innanzitutto per due pellegrini ed eremiti, Egidio e Arcano, poi nel 987 il monaco eremita Isaia, e poi c'è l'elenco degli abati quando la città era solo un'abbazia, e poi appunto si passa all'episcopato con l'erezione a diocesi e a città, quindi il monastero si allarga e diventa la città. Sono bellissime queste liste di tutti quanti gli uomini, i monaci e i vescovi che hanno dato vita alla città, per giungere poi dopo all'unificazione delle diocesi, adesso Arezzo, Cortona, Sansepolcro, con l'attuale che è Riccardo Fontana. E dall'altra parte sono però iscritti anche tutti i parroci dal 1520, appunto. Siamo nell'anno giubilare di fondazione e quindi le persone che poi concretamente hanno anche aiutato le persone di questa parrocchia, perché le cattedrali diventano anche parrocchia, quindi dal monastero alla città e contemporaneamente la parrocchia. Il grande polittico della Madonna della Misericordia di Piero della Francesca ha in basso gli stemmi della misericordia, la confraternita mia con l'abbreviazione misericordia, e subito sopra i santi Egidio e Anzano ai due lati, che sono i due fondatori di Sansepolcro, i due pellegrini ed eremiti. Poi c'è la Madonna con il suo grande manto sotto cui vengono accolti e protetti tutti i cittadini, e poi sempre i misteri di Cristo con il Getsemani, la flagellazione, in alto la crocifissione, la deposizione, le tre donne al sepolcro e la Maddalena. Ed ecco la meravigliosa Madonna della Misericordia. Sotto il suo manto la Madonna accoglie tutti. È la Madonna della Misericordia. Ed ecco San Sebastiano, è stato riconosciuto che Piero era un balestriere, a quei tempi combatteva veramente dalle torri, e le persone delle famiglie più abbienti potevano difendere la città, e sono vere frecce di balestra perché lui le conosceva e le utilizzava. Ed eccoci nella sala delle cerimonie del Palazzo delle Residenze, il palazzo ufficiale della città, e appunto Piero della Francesca, come notabile, apparteneva a coloro che guidavano la città, che non era ancora città, non era ancora comune nel 1520, lo divenne, siamo qui 50 anni prima. Quindi qui si svolgevano le cerimonie pubbliche dinanzi al dipinto della Risurrezione. E anche il dipinto staccato di San Ludovico era del Palazzo della Giustizia, e Ludovico Acciaioli era è stato il primo responsabile dell'altro palazzo, e quindi Piero della Francesca dipinge il santo eponimo del primo governatore di Firenze, quando ancora la città non è indipendente. Sansepolcro è proprio al confine fra lo Stato Pontificio di allora e il Granducato di Firenze, di Toscana. Eccoci alla casa di Piero della Francesca. Entrava da questa porta quando abitava qui a Sansepolcro,
e le due opere che erano ancora presenti qui alla sua morte sono state poi asportate. Un Ercole, tipico dell'attenzione al mondo pagano che c'era allora, agli esordi del Rinascimento, venne acquistato a Boston, e invece la Natività finì poi nella National Gallery di Londra. L'ospizio dei Gettatelli, l'ospizio che accoglieva i bambini abbandonati, e fu priore Piero della Francesca nel periodo 1480-81 di questa confraternita, la fraternità di San Bartolomeo, e questo dice sia la stima che avevano per lui, sia anche il suo pieno inserimento nelle dinamiche della città e della chiesa del tempo. Geniale sempre l'idea dei misteri, qui al centro la Natività con un bellissimo lirico musicale in gregoriano di coloro che cantano il Gloria, mentre vengono chiamati i pastori e i pellegrini, ma ecco che in alto c'è l'Annunciazione, non avrebbe senso il Natale, c'è Maria che ci dà il suo bambino se prima Dio non l'avesse dato suo figlio a lei, e in basso l'Eucarestia, questo è un altare per la custodia dell'Eucarestia, si vedono gli angeli e lì era l'Eucarestia, quindi quel bambino che dal cielo è disceso, che è stato dato al mondo, ora è presente nell'Eucarestia. Di Raffaellino del Colle, qui di Sansepolcro, amico di Raffaello, gli scolpì la Madonna col bambino per la tomba. Vediamo qui una presentazione di Gesù al Tempio, purificazione della Vergine. Vediamo qui San Leone Magno, di chiara ispirazione, e purtroppo in restauro la Dormizio Maria e l'Assunzione della Vergine, si vede la tomba vuota con tutti i fiori dentro e la Vergine che è in cielo assunta. La vita è salva, la carne è stata salvata. Santi di Tito, anche lui di Sansepolcro, ecco la fuga in Egitto. Tutti si volgono verso il bambino che parla. La Madonna Giuseppe è un'altra figura che scrive, è lui che è la parola che poi sarà scritta, ma la parola sua è più grande delle parole umane. Ed ecco la Granduchessa di Toscana. Siamo appunto al confine fra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Le figure di questo coro fanno pensare a Luca Pacioli. Sono delle architetture, delle figure varie, ma poi si arriva alle scritture che sono luce e alla croce che è salvezza. Luca Pacioli era un frate.